Il sole c'è già, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Ciocomo. Oggi vi facciamo un saluto davvero suggestivo qui dalla villa del Grumello, dove ci siamo fermati questa mattina sulla via per Cernobbio. Davvero uno spettacolo e volevamo farvela gustare, ovviamente. Guardate la bellezza di questo posto, orto botanico, tanti appuntamenti anche culturali per viverli assieme. È uno dei posti davvero più belli e più suggestivi che c'è sul nostro territorio. Siamo sulla via per Cernobbio, che è qua sotto, e questo è lo scenario di oggi. Non piove, è già qualcosa, c'è il sole, ci sono delle nuvole, ma tutto sommato possiamo dire che è una giornata bella quest'oggi e anche tranquillamente facile da gestire nella mattinata. C'è un po' di brezza, ma va bene. E allora salutiamo i nostri amici. Buongiorno Ines, Silvia, un saluto a te, ad Orazio, a Sandra, a Silvana. Il panorama è bellissimo, il parco è altrettanto bello, è tutto assolutamente affascinante e soprattutto c'è il sole che si rispecchia sul lago. Guardate che riflessi qui dal Grumello. Buongiorno a Italo, Silvana da Albate, ciao, buongiorno. Sandra, là c'è, buongiorno anche a Sandra. Buongiorno Cinzia, Fulvia, Italo, Sandro e Pasta Diluvio. Ah, Brescia, no, scusa, Sandro dice Brescia Diluvio. Ah, Diluvio Brescia? Ah, però. Buongiorno a Silvana, a Paola, la nostra amica di Ferrara, tutto nuvoloso lì. E Paola invece, guarda che roba qua. Buongiorno a Virna, Melina, ciao, buongiorno anche a Stefano, un saluto anche ad Ornella. Il Grumello è veramente sempre uno spettacolo. Teresa, Maria Teresa, Mauro, buongiorno anche al nostro amico Enrico. 2 giorni senza pioggia, record, direi un record assolutamente. E noi vi facciamo vedere anche la bellezza di questo parco, che è appunto quello del Grumello. Buongiorno a te, ad Antonia, a Maria Grazia, Antonia ancora, buongiorno a tutti, buon Sant'Antonio, auguri a chi porta questo nome, ci dice Antonia. Quindi Antonia e Antonio, buon onomastico, Malvina, Elisabetta, Graziella, finalmente con il sole, Giulia da Cantù, Sandra, buongiorno quindi ad Antonio e ad Antonia. Buongiorno anche a Valeria, un saluto anche a te e a Monica, tanti saluti oggi Sant'Antonio. Da Padova, auguri a tutti gli Antonio e allora Antonietta, anche Antonia, Antonio, Antonia, Antonietta. Auguri di buon compleanno, buongiorno anche a Gloria, buongiorno a tutti e anche a Luca, Valeria, buongiorno anche a Cosimo, eccolo qua, ciao Cosimo, Italo, anche lì brutto. Oh ragazzi, oggi è brutto a tutta Italia tranne Svetlana, ciao, buongiorno anche a te. Il posto merita, Cosimo, veramente bellissimo. Se non ci siete stati, venite a visitarlo perché ne vale davvero la pena. Ciao anche a Ornella, ne approfitto per salutare la nostra sciura Ornella. Salutiamo anche la nostra sciura Rita. Buongiorno dal Grumello, da Villa del Grumello sulla via per Cernobbio, con una giornata finalmente rimessa in sesto. C'è ecco un po' di brezza, devo dire, sicuramente qui, un po' di brezza, ma che non dà nemmeno poi tanto fastidio. Eccola qua, questo è il grossissimo albero che proprio domina la villa del Grumello, uno spettacolo vero, orto botanico. E adesso ci sono tanti appuntamenti che trovate anche sui nostri social e sul sito per visitare la villa del Grumello. Marina, buongiorno, Gisella, Adriana e Valeria, auguri quindi a Tonio, Antonia, a tutti coloro che portano questo nome. Buongiorno Valeria, grazie come sempre anche a te di esserci. Sono sempre tantissimi i nostri amici fedelissimi del mattino. Buongiorno anche a Rosina. Ah, c'è anche la nostra amica sciura Rosina. Ciao Rosina. Ciao anche a Giuliana. Nelle domeniche di giugno c'è anche questo appuntamento con il cinema qui all'interno della Villa del Grumello. Come vedete è uno storico parco botanico ed è aperto. Ecco, questi sono gli orari. Vedete, da aprile a ottobre, tutti i giorni, anche la domenica ovviamente, per poter guardare e soprattutto venire a vederlo, perché ne vale davvero la pena. Ci sono tantissimi alberi e poi è bello da percorrere. Sopra ci sono anche le serre, posto assolutamente bellissimo. Qui ci sono le ex scuderie. Ciao Fabiola, Paolo, Saronno, 14 gradi, e anche a Como, Paolo, uguale. Cecilia, Daniela, Luisa, buongiorno, buongiorno. Adriana, Valeria, Giuliana, Rosina.
il mio paradiso. Ah, quindi lo conosce bene sicuramente. Vedi Rosina, bello, eh? Se, lo so che sei andata anche al giardino della valle, quello di Nonna Pupa a Cernobbio, ed è stato bellissimo. Angela, ciao. Daniela, Gisella, buongiorno. Cosimo, rimango un po' basito sul fatto che c'è il diluvio a Brescia, però ogni tanto anche qua. Allora, ciao a Giuseppe, Maria Luisa, Flora. Buongiorno a tutti. Flora, che ieri ci ha raccontato delle sue, purtroppo, suo momento non bellissimo. E allora ancora un saluto a tutti, a lei, a tutti noi. Andreina, Giuseppe, Maria Luisa, Rossano, il poeta. Esalta il verde bagnato della pioggia dei giorni scorsi, un raggio di sole, eccolo qua Mario che spunta, illumina le acque di quel ramo del lago. Bravo Mario, hai colto in pieno, vedi, il raggio di sole, eccolo qua. Buongiorno a te Mario, un saluto a Luisa, anche a Fabiola, Paolo, al nostro poeta, Giuseppe, a Rosella, Andreina, a Marilena, buongiorno. Volevo chiudere qui da sopra le ex scuderie, guardate che bello che è questo passaggio. E che ci porta qua sopra. Ciao Margherita, buongiorno Dolores. Ci sei, certo che è una giornata bellissima, certo che ci sono. Ci siamo sempre stati, Dolores. Buongiorno a te, un saluto, 13 gradi, Maria, buongiorno, Raffaella, giovedì da Cusino, 7 gradi? Che miseria! Inverno in Val Cavagna, mi viene da dire. Ciao Raffaella, buongiorno a te. Flora, un salutone e soprattutto l'abbraccio di tutti noi, ovviamente, perché tu possa passare questo momento così non facile, immagino particolare. Sono segnati qui al Grumello anche le varie specie arboree che ci sono bellissime, e poi è curato tutto. Guardate, ecco da qui, volevo chiudere da qui perché questo è un vero spettacolo. Maria, Adriana, non piove, no, anzi guarda, c'è anche i raggi di sole, come ci diceva il nostro poeta Mario, che filtrano e che illuminano il nostro lago. Margherita, Sardegna, 20, oh là là. Sandra, Cinzia, Damiano, Maria, ciao 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 ciao, buongiorno anche a voi, ben ritrovata. Rosina, ci vengo sempre in estate, è molto fresca. Hai ragione, è un posto poi anche rilassante. Adriana, buongiorno. Luca, Francesco, Dolores, Marilena, Rosella, buongiorno Andreina, il poeta, poi Paolo da Saronno, poi Rita, Stefano, è uno spettacolo, guarda Stefano, possiamo chiudere così, questa che è una cartolina bellissima di Villa del Grumello, è a un passo da, anzi, è praticamente a Como, sulla via per Cernobbio, attaccata a Villa Olmo. Se Villa Olmo è splendida, questa è altrettanto splendida. Claudia, Valeriana, buongiorno. Auguri ad Antonio, il nostro amico di ASF, autista. Ciao Antonio, auguri anche a te. Cosa ha scritto? Aspetta, farci autorizzare, faremo. Dobbiamo organizzare e farci organizzare, faremo un bondi sul bus. Ah, certo, è chiaro, lo chiediamo ad ASF. Bravo, Antonio, devo chiederlo ovviamente l'autorizzazione, ma lo facciamo, certo. Valeriana, Rita, poi c'è Antonino, anche a te auguri. Allora, Antonino, che bello svegliarsi con il sole. Antonino da Senna, Comasco. Hai detto che forse non c'eri? Ma non so, non mi ricordo di averlo detto. Se l'ho detto, Dolores, sono un po'. No, non credo. Vabbè, posso averlo detto sbagliando. Buongiorno a Dolorata, buongiorno a Jack, buongiorno, eh. Eppure il tempo è bello. Ciao Rosina, Mary, Anda la Franza, Cristina, Sandra, Sant'Antonio. Sì, Antonio, un giro in pullman. No, no, lo organizziamo, certo, lo chiedo ad ASF. Angela, buongiorno da Monaco, buongiorno a te. Un saluto anche ad Antonino, Dolores, Giancarla, Addolorata, Joe, Rudy, buongiorno caro Rudy, buongiorno a te, buongiorno a tutti con questa cartolina spettacolo che vi arriva da Villa del Grumello, dove tutto sembra magico, davvero. Anna Rosa, Rudy, Joe, un salutone a tutti voi e un saluto poi a Jack, a Dolores, però non lo so Dolores se ho detto che non c'ero, mi sono comunque confuso. Addolorata, ci sta, perché qualche volta ci sta. Va bene, allora buongiorno a tutti, ciao anche Ornella, ma è aperto anche sopra nei giorni feriali? Non mi ricordo. Sì, c'erano gli sì, è aperto, sì, è aperto, è aperto.
aperto anche sopra, a me sembra proprio di sì, cara Ornella. Emily, buongiorno, ci scrive da Assisi, Cecilia, oggi Sant'Antonio, gli auguri quindi ad Antonio. Sergio, negli anni 85-90 ci lavoravo come guardia giurata. Oh, bello, bello, bello. Lori e Maria, guardate qua questo passaggio davvero bello che ci porta alle scuderie e poi sotto avete visto la spettacolare bellezza di questo posto che abbiamo a un passo da Como. Se non lo avete visto, come ci ha detto Rosina, venite perché poi è fresco e si sta bene. Ci sono tanti appuntamenti culturali nel fine settimana in particolar modo ed è davvero bellissimo, un orto botanico che merita di essere visto. Allora ve lo consigliamo. Angelina, ciao, poi Claudio, c'è la fioritura delle ortensie? Sì, esattamente, ci sono anche le ortensie, sì, non solo le ortensie, ma Claudia, ci sono anche tanti altri fiori. Se ci sono ortensie, c'è tanto, tanto da vedere. 7:30, grazie Margherita. Ciao Rosina, aperto tutti i giorni tranne il sabato. Ecco, esatto, brava. Quindi ci sono anche le ortensie. Anna Rosa, Dolores, ciao, buongiorno. Penso che ti ho contagiato con me. No, succede, Dolores. Ciao Claudia, buongiorno. Buongiorno Claudia, merita il grumello con le ortensie che ci sono. Graziella, Claudia, Luca, auguri, Cinzia, ciao, saluti. Allora, auguri a Antonio, Antonia, Antonietta, buongiorno a tutti, grazie e buona giornata dal grumello, a domani.